voglio raccontare. Quando ero l'ultimo della classe e avevo sempre fame e dormivo sui banchi come se niente fosse. Sulla lavagna nera un uomo scriveva la mattina a sera, portava due occhialoni scuri e gridava animale se scrivevo sui muri. Diceva che Augusto era imperatore generoso e anche giusto, ma facci un po' tu i conti, un uomo giusto a milione, un milione di schiavi. Poi veniva il direttore con l'occhio severo e un po' scrutatore, diceva a tutti state attenti e per la paura io sbattevo i denti. Ero l'ultimo della classe, il peggiore e l'ultimo che ci fosse, ma sognavo di imparare qualche cosa che un giorno potesse aiutare. Ero l'ultimo di tutti, grassi, piccoli e magri, belli e brutti. Sognavo l'aria aperta ed il sole la migliore di tutte le scuole. Se chiedevo posso uscire, il maestro opponeva severo rifiuto, e con la storia dell'obbedienza era atroce la mia infantile sofferenza. Chiedevo al maestro che cos'è l'amore e lui gridava non si può dire, e per punire le mie fantasie mi faceva ripetere tre Ave Maria. Chiedevo con tono garbato cosa mai fosse un uomo disoccupato, mi rispondeva non ti mischiare, è chi non ha la voglia di lavorare. Poi entrava il direttore che ci leggeva un brano del libro Cuore, poi sussurrava piano piano in ginocchio che adesso noi tutti preghiamo. Ero l'ultimo della classe, il peggiore e l'ultimo che ci fosse, ma la lezione mi è servita e la maestra mia è stata la vita. Poiché la scuola è l'unica meta di